Un minuto con Padre Pio nei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo per raccontarvi cosa accadde il 14 novembre del 1932. Siamo in piena segregazione di Padre Pio. Padre Pio venne, tra virgolette, segregato dal 31 al 33 e ci tenne però in questa giornata a scrivere una lettera al suo ministro generale, Padre Vigilio da Valstagna. Padre Pio in questa giornata prese carta e penna e scrisse: «Reverendissimo Padre Generale, sento il dovere di mettere al corrente la paternità vostra, reverendissima, di una cosa assai rincrescevole. Venni tempo fa a conoscenza, a mezzo del mio superiore, che alcune persone si abusavano del mio nome proprio per raccogliere delle offerte di denaro e di indumenti. Tengo dunque a dichiararle dinanzi a Dio che io non in nessun modo non ho né direttamente né indirettamente autorizzato queste persone o enti di nessun genere a raccogliere denaro in mio nome». Quindi un'identica dichiarazione di fida, scrive ancora Padre Pio al suo ministro generale, la feci a mezzo della questura di Foggia, che a sua volta la rimise poi a quella di Bologna. Nella fiducia che la paternità vostra voglia servirsi come meglio crede di questa dichiarazione, concluse Padre Pio, le bacio la sacra destra e, domandandole la santa benedizione, mi dichiaro sempre umilissimo figlio di San Francesco, Padre Pio minore cappuccino. Pensate un po', nel 1935 lo stesso ministro generale, quindi dopo 2 anni, venne qui in visita e lo stesso frate cappuccino, Padre Pio, lo attese dinanzi sul sagrato, dinanzi all'olmo che è posto proprio dinanzi alla chiesetta antica, e con tutti gli altri frati. E quando arrivò il ministro generale si inginocchiò e salutò il rappresentante di San Francesco, Padre Vigilio, che poi divenne anche vescovo nel 1941, vescovo di Carpi.